Assessore Cappellini, dopo alcuni anni di restauro la Villa Reale di Monza viene restituita alla cittadinanza ma anche ai tanti visitatori che arriveranno per Expo. Sì, una doppia soddisfazione per Regione Lombardia perché oltre a festeggiare oggi la conclusione dei lavori di restauro posso dire che sono stati fatti anche in tempi record. In 2 anni questa villa finalmente è riuscita a ritrovare il suo antico splendore ed è motivo di orgoglio per tutte le istituzioni e gli enti che hanno partecipato a questo grande sforzo. Ci sarà una mostra anche, si partirà subito con l'apertura di un museo già da questa settimana. Sì, infatti questa villa adesso va riempita di eventi, di contenuti, si inizierà appunto con l'Expo 2015, sarà tra l'altro la sede di rappresentanza, come ricordava il Presidente Maroni poco fa, dell'Expo e ospiteremo una mostra in collaborazione con il Ministero sui paesaggi italiani che hanno affascinato gli artisti da tutto il mondo. E soprattutto abbiamo ottenuto questa vittoria ospitando l'anno prossimo, sempre nel periodo dell'Expo, il Forum Mondiale dell'UNESCO sulle imprese culturali e creative. Quindi questa sarà oltre che un simbolo del territorio, sarà un simbolo dell'Expo e anche un luogo dove tutti i paesi che parteciperanno all'Expo potranno visitare, apprezzare e promuovere poi nel mondo come ambasciatori delle nostre meraviglie, del nostro patrimonio culturale. Diciamo che un discorso che si lega anche alla villa, all'Expo, sono i navigli milanesi che saranno rivalutati anche per la manifestazione internazionale. Lei anche stamattina ha partecipato ad un convegno, i percorsi di Leonardo. C'è qualche novità su questo fronte, per esempio sulle vie d'acqua? Abbiamo presentato proprio stamattina insieme a Navigli Lombardi un bellissimo progetto che mira a valorizzare mettendo a sistema tutti i luoghi leonardeschi delle varie province toccate appunto dall'opera, dall'ingegno di Leonardo in Lombardia. Questo è un progetto strategico perché da un lato unisce le forze di tanti enti pubblici e privati sul territorio e permette di conoscere e di valorizzare meglio molti punti dei nostri territori lombardi proprio nell'ottica di Expo ma anche del dopo Expo. Tutto quello che si riesce a costruire e mettere a sistema in vista del grande appuntamento dell'anno prossimo sicuramente rimarrà negli anni a venire e sarà una risorsa importantissima per il rilancio dei nostri territori e l'occasione di avere un simbolo come Leonardo da Vinci che pur non essendo milanese, lombardo, ma potrei dire milanese lombardo d'adozione, visto che visse per oltre 20 anni sui nostri territori e i segni indelebili e le opere che ci ha lasciato sono sotto gli occhi di tutti, quindi potrebbe essere uno dei nostri simboli per il futuro oltre l'Expo.